questa edizione di Salute e Società dedicata al Congresso Europeo sull'emofilia lo studio Aspire, lo studio Propel, la malattia di von Willebrand e martri o sanguinamenti articolari. Bentrovati da Marco Caracciolo. Presentati a Praga al Congresso Europeo EHAD sull'emofilia e i disordini della coagulazione, i dati dallo studio di estensione Aspire in adulti, adolescenti e bambini, che confermano la sicurezza e l'efficacia di Elocta. Questi dati e i risultati a lungo termine sulla qualità della vita rispecchiano l'impegno di Sobi nell'affrontare i bisogni insoddisfatti nel trattamento dell'emofilia. Lo studio Aspire è uno studio intanto di estensione, cioè uno studio che include pazienti sia di età pediatrica che di età adulta in profilassi con Elocta con un follow up di 4 anni, quindi diciamo, i risultati di uno studio di questo tipo sono molto importanti dal punto di vista clinico perché sono un po' lo specchio di quello che accade con la profilassi a lungo termine con un prodotto come Elocta. Quello che ci dicono i risultati è sicuramente un'alta efficacia della profilassi con Elocta in tutti i pazienti, quindi sia pazienti pediatrici che adulti, che i pazienti possono giovarsi di una profilassi protettiva con schemi di profilassi meno intensi di quelli fatti in passato con prodotti standard. La maggior parte dei pazienti infatti adulti ha ricevuto infusioni ogni 3-4 giorni, con un sottogruppo di pazienti anche che si è beneficiato di una profilassi settimanale, quindi con infusioni ancora meno frequenti, e nei bambini con una profilassi ogni 3-4 giorni anche loro, con una frequenza di sanguinamento molto bassa. Quindi non è soltanto la facilità delle infusioni che caratterizza l'uso di Elocta, ma anche il fatto che la protezione rispetto ai sanguinamenti è una protezione molto efficace e chiara dai risultati della frequenza di sanguinamento. In più, sul lungo termine, quindi dopo 4 anni di follow up, nessun paziente ha sviluppato inibitore, quindi anche dal punto di vista del profilo immunogenico, Elocta si rivela essere un prodotto sicuro oltre che efficace. Rappresenta sicuramente una svolta in termini di fare in modo che la malattia un po' scompaia, abbia dei contorni sfumati nella vita di tutti i giorni, perché poter avere un'arma terapeutica che ti consente di avere una vita normale, non troppo invadente rispetto alle attività quotidiane, fa sì che anche l'accettazione, la convivenza con una malattia che comunque persiste sia molto più semplice e faccia sentire, percepire la vita di questi pazienti come una vita quasi normale. Le principali complicanze dell'emofilia sono gli emartri, sanguinamenti che avvengono all'interno delle articolazioni, gomito, polso, caviglia, ginocchio, e che se non immediatamente ed adeguatamente trattati possono portare ad artropatia cronica e disabilità. Il concetto della protezione del sanguinamento è vecchio come la storia dell'emofilia. E quello che è noto è che il livello del fattore è quello che condiziona la possibilità di avere o meno sanguinamenti articolari, che sono quelli invalidanti nella storia della malattia. Fino a oggi abbiamo sempre avuto, e fino agli anni scorsi, dei trattamenti comunque efficaci che garantivano, qualora ben utilizzati con programmi di profilassi stretti e rigidi, di poter garantire la prevenzione del danno articolare. C'è sempre stata una quota di pazienti però che ha sviluppato comunque un danno articolare nonostante l'attuazione di una profilassi apparentemente ben fatta. E questo è dovuto a due fatti essenzialmente: alla breve emivita dei fattori utilizzati fino ad oggi, che ha condizionato da un lato il livello del fattore a valle dell'infusione, quindi il momento più basso, dall'altra l'aderenza dei pazienti a seguire un regime molto più stretto, molto stretto e molto condizionante per quanto riguardava la loro indipendenza. L'avvento di prodotti a un'emivita prolungata, che è sostanzialmente degli ultimi 2 o 3 anni, ha consentito a noi treater di andare più incontro alle necessità del paziente, andare a cercare di più quella personalizzazione del trattamento che corrisponde a quella che si chiama anche la medicina di precisione, cioè una cura dedicata al soggetto e non alla patologia che genericamente affligge una categoria di soggetti.
In questo modo si è potuto ottenere, ed è questo che dimostrano i dati anche degli ultimi poster presentati a questo convegno, che acquisendo, ottenendo una migliore aderenza dei pazienti, si ottiene un minor numero di infusioni mancate e un trattamento più adatto a prevenire quei microsanguinamenti che sono poi il frutto della progressione del danno articolare anche in profilassi. Lei si immagini di andare da un sarto e farsi fare un vestito. Qualunque stoffa lei userà dovrà avere comunque essere ripreso molte volte e essere aggiustato. Se lei usa una stoffa elastica, anche un vestito meno preciso le andrà bene addosso. Allora, la caratteristica di queste emivite più lunghe è quella di consentire a noi treater di poter aggiustare il tempo e la dose in base anche ad analisi non sempre necessarie, ma le farmacocinetiche, cioè lo studio di come il farmaco viene gestito dal soggetto che noi stiamo analizzando, e quindi poter andare a costruire delle dosi, dei tempi di infusione per la profilassi. La profilassi viene fatta sistematicamente tutto l'anno, ogni 3, 4, in qualche caso 5 giorni, e andando a combinare questo tipo di schema di terapia, cioè di profilassi, che vuol dire fare le infusioni con l'intento di prevenire i sanguinamenti, cioè di chiudere la porta prima che scappi l'asino, e quindi con una emivita più lunga c'è molta più maneggevolezza e quindi si riesce molto meglio anche ad andare incontro all'esigenza del paziente, per il quale lo vecchio schema di un'infusione a giorni alterni, nel caso dell'emofilia A e di ogni due volte alla settimana nell'emofilia B, era pesante e causa di mancate infusioni. La malattia di von Willebrand è una malattia emorragica ereditaria causata da un difetto genetico che determina un'anomalia del fattore di Willebrand. È caratterizzata da emorragie spontanee a carico delle mucose ed eccessivo sanguinamento. Sono stati presentati i risultati dello studio Three Winters qui all'EAD a Praga sulla malattia di Willebrand. Ma cominciamo dall'inizio. Che cos'è la malattia di Willebrand? La malattia di Willebrand è una malattia ereditaria che è stata identificata circa 100 anni fa in una zona particolare, nelle isole del Mare del Nord, ed è stata per tanto tempo confusa con l'emofilia. Invece negli anni successivi, negli anni 50, si è capito che questa malattia era completamente diversa, perché si presentava innanzitutto nel sesso femminile, cosa che ovviamente nell'emofilia non avviene, almeno nelle forme che non sono considerate delle portatrici, e fondamentalmente si manifesta con sintomatologia emorragica che è nettamente diversa, proprio perché appunto dagli anni 50 poi agli anni 70 si sono identificate che si è identificato che le due proteine che sono assenti o difettose nell'emofilia nell'emofilia e nella malattia di Willebrand sono completamente diverse, anche se in circolo queste due proteine, che si chiamano fattore ottavo e fattore Willebrand, viaggiano insieme in un complesso. Torniamo allo studio. Prima di tutto, che tipo di studio era, che pazienti ha investigato e poi che risultati abbiamo ottenuto? Sì. Dopo che negli ultimi 20 anni con i progetti europei abbiamo fatto degli studi sulle varie forme di questa malattia, abbiamo cercato di focalizzare circa 6 anni fa il nostro interesse sulla forma più grave, che è quella proprio che si verifica molto raramente nei soggetti che hanno una mutazione del gene del fattore Willebrand e che hanno dei genitori apparentemente sani perché sono portatori. In realtà questi soggetti possono prendere il gene sbagliato del padre e il gene sbagliato della madre e avere una forma molto grave. Questi pazienti sono molto rari, un caso ogni milione di abitanti, per cui è stato necessario fare un grosso sforzo per raccogliere i dati. Che cosa abbiamo voluto fare? Raccogliere le informazioni a livello europeo, paragonandolo con un paese, diciamo, in cui i matrimoni tra consanguigni
che favoriscono questo tipo di incontro tra cugini, per esempio, è particolarmente frequente, cioè il paese è l'Iran, confrontato con i centri europei. Abbiamo raccolto informazioni sia cliniche che di laboratorio su 250 pazienti. Questi pazienti sono stati confermati a livello diagnostico e adesso vengono seguiti nella loro tendenza emorragica, nella loro tipo di emorragie, nel loro trattamento e nell'insorgenza di un evento piuttosto raro ma che è molto difficile da trattare, che è l'inibitore contro il fattore Willebrand, così come avviene nell'emofilia, in cui gli inibitori complicano la gestione di questi pazienti. Al 12° congresso annuale della European Association of Hemophilia and Allied Disorders sono stati annunciati i risultati dello studio prospettico PROPEL, condotto con il fattore ottavo a lunga durata di azione, messo a punto da Shire, società recentemente entrata a far parte di Takeda. Più alto è il livello di fattore circolante, più l'articolazione è protetta. In qualche maniera ci sono degli studi, appunto, che ci stanno un po' confermando questa teoria, cioè che un trof intorno al 10% possa dare una percentuale di sanguinamenti veramente molto ridotte. In questo ambito, per esempio, si posiziona lo studio PROPEL, i cui risultati, diciamo, preliminari, quindi comunque ancora non pubblicati, ci fanno vedere che laddove, appunto, si mantiene un trof elevato, quindi tra il 10 e il 12%, la percentuale dei sanguinamenti articolari è significativamente inferiore rispetto al braccio, diciamo, randomizzato sempre del protocollo, in cui invece il trof è sul 2-3%, insomma, quindi... Lei ha citato lo studio PROPEL. Di che studio si tratta? Che farmaci ha investigato? Quali erano gli endpoint primari? Sono stati raggiunti? Allora, lo studio PROPEL ha impiegato come concentrato un fattore ottavo pegilato. Tra gli endpoint primari erano la BR, quindi l'annual bleeding rate, e poi c'era anche il joint annual bleeding rate. Appunto, il disegno dello studio era un disegno in cui vi era un random tra due bracci, in cui uno, diciamo, in un braccio bisognava raggiungere un livello, un trough intorno al 2-3%, e nell'altro invece un trough molto più alto, intorno al 10-12%, insomma, quindi quello che è stato dimostrato, insomma, da questi dati, appunto, preliminari, insomma, che sono comunque in corso di ulteriore analisi e valutazioni, è che la percentuale di pazienti con sanguinamenti zero è significativamente più elevata nel braccio con un trof di fattore ottavo più alto. Appunto, un concetto piuttosto intuitivo, volendo, ma che in questa maniera viene dimostrato proprio chiaramente dal disegno dello studio, in questo modo, ecco. Però, come accennavo appunto prima, poi bisogna fare i conti con una serie di aspetti che riguardano, no, la compliance paziente e costo-beneficio. Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, arrivederci.